gli anni 80, un'era indissolubile che di recente torna sempre di più alla ribalta. Dal vestiario a ragazzini che impazziscono per i personaggi di quell'epoca, magari riportati in auge da TikTok o da questa o quella serie TV, non necessariamente ambientata per forza nel passato. All'incirca dall'anno scorso di questo periodo era già nell'aria la notizia della produzione di un film che tratta una storia che è stata un po' il simbolo della Napoli anni 80 e 90, una storia a cui l'eco ha risuonato anche qui in centro e in tutto il resto d'Italia e che per tutto questo tempo in un certo senso ha circolato nelle vene del nostro paese senza che nessuno effettivamente ci puntasse mai i riflettori sopra. Ringrazio l'utente NewType90 per avermi suggerito questo argomento, con un commento in calce al video sul 3 febbraio 1959 che vi invito a recuperare. Il suo intervento ha ispirato questo breve video, fatto un po' di getto, quindi in occasione dell'uscita del film di Sidney Sibilia, Mixed by Harry, tratto dal libro omonimo di Simona Frasca, una musicologa docente all'Università Federico II di Napoli, oggi vi parlerò della pirateria, musicale e non, attraverso la storia di uno dei più celebri pirati italiani, Enrico Frattasio. Ma prima, in questo piccolo spazio autopromozionale, porgo l'invito al gentile pubblico di iscriversi al canale e commentare. Se questo video vi piace, mettete il like e condividetelo, perché solo con il passaparola un canale come il mio può crescere e solo ed esclusivamente con il vostro sostegno tramite una piccola donazione può continuare ad esistere. Alla grande Y, parliamoci chiaro, non importa nulla di un canale piccolo come me, che tenta di intrattenervi a modo suo con contenuti liberi che non hanno interessi politici o propagandistici. La verità è che piccoli content creator come me possono contare soltanto sul loro pubblico. Enrico Frattasio, nativo di dove, se non di Napoli? Città dove si incontrano l'astratto e il concreto, dove il mito si fonde con la realtà e dove accadono davvero cose capaci di fare impallidire le più antologiche leggende della nostra cultura. Enrico Frattasio, originario del rione Forcella, tra i vicoli del suo quartiere, diede origine al mito di quello che è stato un po' il Pietrangelo Gregorio della musica. Una storia come la sua poteva prendere luogo solo ed esclusivamente ai piedi del Vesuvio. E nella terra dove hanno inventato la pizza, così come la TV via cavo all'italiana, viene coniato anche l'ossimoro del falso originale. Credo che la maggior parte degli iscritti su TC84 Records lo abbia capito, che ho una certa passione per i falsi d'epoca, per la musica contraffatta in generale, che siano poi le copie di compilation famose, oppure, ancor meglio, le meravigliose cassette tarocche Hit Parade, che altro non sono che una cozzaglia incoerente di successi del loro momento, riversati spesso alla bella e meglio su musicassette buone e giusto ad essere date in pasto alla segreteria telefonica e con copertine vaghe, paesaggistiche o talvolta anche erotiche. Che siano copie contraffatte di album veri e propri o le cassette Hit Parade suddette, tali nastri vengono definiti in gergo tecnico unofficial tapes. Durante gli anni 70, gli anni 80, fino credo ai primi anni 2000, esisteva questo sottobosco, questa selva oscura, la giungla delle unofficial tapes. E in questo fitto bosco qualcuno riuscì però a risaltare, portandosi a tutt'altro livello rispetto alla massa di falsari convenzionali. Un ragazzo si arma di musicassette vergini e passione e fa di questa passione un business. Si dice iniziò dal suo appartamento a produrre ingenti quantità di musicassette che contraddistingueva con la sua firma, Mixed by Harry, timbrata sulla copertina di queste ultime. Queste contraffazioni risultavano essere una crasi dei punti di forza delle due correnti di approvvigionamento alternativo di musica che erano in vigore nel mondo offline pre-internet, ossia il nastro pirata, quello che comprai alle bancarelle, e la cassettina casalinga fatta registrando la musica dalla radio. La musica pirata non era affatto una novità, esisteva addirittura dal vinile. Tali produzioni di dischi contraffatti provenivano dalle roccaforti mondiali della pirateria musicale. Alcuni esempi erano l'Arabia Saudita, Hong Kong e Singapore. Dalla prima metà degli anni 70 le musicassette vinsero effettivamente la guerra al formato compact portatile a livello mondiale. Quindi queste si alternavano al vinile, che rimaneva però quello qualitativamente superiore, seppure un formato molto più delicato e prettamente domestico. Non vi sto a parlare delle autoradio che mangiavano i 45 giri perché quella è una storia a parte di cui magari vi narrerò un giorno. Ma durante il decennio lungo del secolo breve, parallelamente, esisteva comunque un altro formato sul nastro, quello americano, le stereo 8. E di queste furono creati forse i primi falsi che venivano distribuiti su larga scala, maggiormente oltreoceano, ma anche qui in Italia. In ogni caso, registrare sul nastro era sicuramente più facile
facile ed economico rispetto al produrre vinili. Quindi fu con l'affermazione della musicassetta nello specifico che piazze, stradine, vicoli, spiagge, zone di interesse turistico, talvolta anche professionale, vennero invase da venditori ambulanti che offrivano borsoni carichi di sogni a buon mercato. E questi sogni erano le ultime novità musicali in versione contraffatta. Ma da dove nasce la pirateria? Forse non tutti sanno che in onore del detto la necessità fa virtù, un forte esempio di pirateria primitiva, a dire il vero forse è un vero e proprio punto di origine, lo possiamo trovare nel secondo dopoguerra in Unione Sovietica. Durante quei tempi, senza scendere nel politico, tutto, intrattenimento in primis, era sotto il rigido controllo di comitati di censura. La musica occidentale era severamente bandita, ma se proibisci qualcosa, incentivi soltanto l'inventiva di chi fondamentalmente fa del tutto poi per procurarsela. L'Unione Sovietica era il banco di prova, temo, per un prossimo futuro. Ma quest'ultima aveva comunque mille sfaccettature e ancor prima dell'invenzione della musicassetta si trovò già il modo di fruire di musica contraffatta proveniente dall'Ovest. E c'era già chi si arricchiva con questa. Qualcuno scoprì che era possibile creare dei vinili, diciamo, casarecci attraverso vecchie radiografie. Venivano raccolte maggiormente da discariche oppure ospedali, ma credo che in un mondo dove i pochi che possedevano tutto volevano che nessuno possedesse niente, la popolazione proletaria trovava il modo di arrangiarsi con quello che poteva e in quel mondo valeva davvero a tutti gli effetti il detto l'immondizia di qualcuno può essere la ricchezza di qualcun altro. E ciò stava a significare che si tentava di riciclare qualsiasi cosa possibile e qualsiasi cosa aveva un valore. Forse era possibile anche conferire certi materiali magari in cambio di qualche spiccio o in cambio di qualche oggetto. E le vecchie radiografie caddero nelle mani di qualcuno che ne fece un riciclo creativo e poi la cosa si diffuse su larga scala. Oggi ce lo inculcano, ma al tempo questo modo di vivere era una necessità per mettere qualcosa sul piatto o per avere accesso a beni di prima necessità o a qualcosa che alleviasse l'esistenza. Sul materiale plastico delle vecchie radiografie venivano registrati con una macchina apposita atta ad incidere i solchi del vinile, credo su delle matrici poi destinate alla produzione di massa di questi ultimi, comunque incidevano i solchi su questi fogli, creando quindi effettivamente delle copie monolato illecite di vinili maggiormente 45 giri occidentali, questi ultimi reperiti talvolta attraverso chi spacciava illegalmente merce proveniente dall'Ovest. E questo mercato nero è vecchio tanto quanto l'Unione Sovietica stessa. Le macchine con cui venivano stampati questi vinili casalinghi erano talvolta di produzione giapponese, spesso erano apparecchi obsoleti che in patria venivano smaltiti e probabilmente girati a questi paesi con forte necessità. Non entrerò nel dettaglio in questa sede, però se volete farò un video apposito sul fenomeno della pirateria musicale in Unione Sovietica, sugli X-ray o Bone Vinyls, e su tutto ciò che gira attorno, diciamo, a questa realtà. Il centro di questi vinili artigianali veniva bucato con una sigaretta prima di essere passato all'incisione e così, prima dell'avvento e dell'affermazione del nastro, all'incirca negli anni 50 e 60, nacque la pirateria musicale. Stessa cosa, ma più in grande, veniva fatta dalle roccaforti della produzione di musica contraffatta che avevano accesso a macchinari più professionali e al materiale per produrre effettivamente dei veri e propri vinili. Materiale che mancava in madre Russia e che probabilmente era sottoposto al controllo, come era sottoposto al controllo qualsiasi altra cosa, la sua distribuzione. In fin dei conti, l'Unione Sovietica e Napoli non sono delle realtà così diverse. E l'ingegno partenopeo e l'ingegno sovietico spesso si somigliano parecchio, sarà che entrambi sono territori dove proliferava un certo tipo di povertà e un certo tipo di intraprendenza atta a tamponare le necessità di un popolo che essenzialmente viveva con poco. Questi gli albori della lunghissima era della pirateria, un'era che ancora oggi non è assolutamente finita. E mentre oltre Cortina si diffondeva questo metodo di approvvigionamento alternativo di musica bandita, lentamente in Occidente, nella fattispecie in Italia, cominciava a crescere rigogliosa la fitta giungla della contraffazione.
Il concetto si affermò probabilmente proprio ad inizio degli anni 70 con la diffusione della musicassetta su larga scala, e quindi in tanti ricorderanno di sicuro i nastri della Quadrifoglio o quelli della IMD prodotti in Arabia Saudita. O magari le varie case discografiche farlocche tipo la Turbo Records o simili, che poi se queste ultime si analizzavano bene bene erano fatte praticamente dalla stessa identica mano di chissà quale pezzo grosso dell'anonima Falsari che ogni tanto cambiava nome per dare la parvenza di un prodotto diverso. Comunemente venivano usati dai contraffattori, diciamo, convenzionali supporti di bassa qualità reperiti a forte risparmio chissà da quale paese con manodopera a basso costo, molto spesso per non incorrere magari in attenzioni indesiderate. L'utente comune, medio, invece, acquistava le musicassette vergini ufficiali, quelle fatte dagli svariati marchi produttori anche di apparecchi elettronici, quali Philips, Sony, fino a marche dedite principalmente a supporti su nastro, quali per esempio la TDK. Anche di musicassette vergini ce n'erano di ogni fascia di prezzo. Le unofficial tapes venivano create, in genere, concatenando degli apparecchi per così dire a cascata, quindi collegando l'uno nell'altro, di modo che il lettore in cima alla piramide riproducesse il suono nell'ingresso di input dell'apparecchio sottostante, che registrava il suono ma che però a sua volta passava tramite il suo audio out il medesimo suono che circolava al suo interno, e così via. Grosso modo era così che venivano prodotte le musicassette farlocche, seppure spesso ciò significava una sensibile perdita di qualità man mano che il suono passava di apparecchio in apparecchio. Ed ecco perché alcune erano veramente pessime. Però Enrico Frattasio andò oltre. Non utilizzò supporti economici, ma musicassette vergini di qualità. Questo poi timbrerà nella copertina delle cassette la sua firma, Mixed by Harry, la tracklist e sulla spalla il titolo della compilation, che appare delle volte essere copiata semplicemente da album originali, altre volte prodotta ex novo con l'aggiunta di interventi a voce, come fanno proprio i DJ, e appunto mixata. Un'idea così semplice al tempo era una vera e propria rottura degli schemi, e ben presto Mixed by Harry da firma divenne un vero e proprio marchio, simbolo di un'epoca, ed Enrico Frattasio diventò una sorta di Capitan Harlock della musica. Con i suoi fratelli Giuseppe, Angelo e Claudio si trovò improvvisamente tra le mani non più un modo simpatico per arrotondare, ma la gestione di una delle case discografiche più importanti d'Italia, senza mezzi termini. Le sue origini, stando almeno ai reperti, perché questo video non vuole togliere nulla al film o al libro, e poi perché non si trovano proprio informazioni al riguardo, però dalle indagini posso ricondurre l'inizio della sua attività alla prima metà degli anni Ottanta. A confermarlo sembrano esserci alcuni nastri del DJ Pasquale De Sena, in arte Mr. Charlie, che riportavano il logo Mixed by Harry sulle copie delle sue serate in discoteca distribuite su larga scala attraverso il mercato, diciamo, parallelo, quello delle bancarelle. Alla fine di DJ che facevano mixtape per amici, parenti o magari per arrotondare, credo tutti ne hanno memoria. E seppure da internet non sembrano apparire prove di tutto ciò, non è escluso che tra Harry e Mr. Charlie ci fu effettivamente un accordo. Sì, perché alla fine quella dei fratelli Frattasio è una storia dal sapore quasi filantropico, questo giovane che dal niente fonda un impero, ma non tutte le storie filantropiche finiscono come quella di Bill Gates o di Jeff Bezos. Chissà come mai, magari forse perché non sono partiti dal garage come loro, allora se partivano dal garage forse tutto sarebbe andato diversamente, chissà. Un'attività basata sulla pirateria, come quella di Harry, in anni in cui con certe cose si facevano pure un mucchio di soldi facili, attirò svariate attenzioni. Dai ragazzi che glorificavano la sua figura, al punto che Harry fece anche delle serate in discoteca, fino ad arrivare alle forze dell'ordine e alla magistratura, che sembra non vedessero di certo con entusiasmo la cosa, e attirò su di sé anche l'inevitabile occhio della criminalità che gestiva questi contrabbandi, ai quali i fratelli Frattasio fecero inevitabilmente concorrenza, ma anche l'attenzione degli stessi artisti. C'era chi gli andava contro, ma c'era anche chi sfruttò il marchio Mixed by Harry. La pirateria alla fine della fiera è stata nella storia il trampolino di lancio di moltissimi concetti. Tutti la schifano, ma poi quando fa comodo, alla fin fine, tutti la sfruttano. Seppure sul litorale romano ricordo anche io qualche opera Mixed by Harry fare la sua comparsa nelle bancarelle durante la fine degli anni 90 o magari i primi 2000, ma questo ci arriveremo più avanti nel video. Nonostante comunque non ritengo di aver vissuto in prima persona l'era della pirateria musicale, perché ero troppo piccolo per farlo, sono sempre stato comunque legato alla musicassetta come supporto, e fin da piccolissimo facevo un po' anche io l'Harry per mio solo diletto individuale e personale, prendendo musica dalla radio, come credo facevano un po' tutti. Ciò nonostante, ho senza dubbio vissuto appieno un altro fenomeno, il boom della pirateria videoludica, che seppure può sembrare non c'entri nulla, fidatevi, è la stessa identica cosa.
Ricordo Giovanni, quel ragazzotto col borsone che con un italiano appena accennato ed un nome falso di pura convenienza vendeva felicità a Marchio Princo per 5.000 lire. E lui non era certo diverso dagli spacciatori di emozioni Mixed by Harry, in quanto a Marchio Princo, oltre che gli ultimi titoli per PlayStation 1, vendeva anche album musicali. Per chi è di quel tempo e se lo ricorda, gli basterà pensare al signor Paradox, che era diventato un po' il Mixed by Harry del videoludico, perché alcuni titoli come il secondo e il terzo capitolo di Spyro funzionavano solo con la sua crack, e la sua firma era diventata in un qualche modo sinonimo di qualità, in quell'epoca in cui le case di distribuzione di videogiochi cominciavano a produrre i loro titoli con dei primi abbozzi di antipirateria. Ne ricordo alcuni di quei giochi con scritto sopra proprio By Paradox a pennarello, e questo non era affatto diverso dal concetto della dimensione ideale per un ascolto pulito di Enrico Frattasio. Chi c'era sicuramente se lo ricorda. Al mercato alternativo potevi fare l'affare della vita oppure buttare 5.000 lire nel caminetto acceso, sia che fosse musica, sia che fossero videogiochi, e non te potevi manco lamentare. E quindi in un certo senso, quando c'era un nome importante che via via ha conquistato fiducia nei consumatori di quel settore, differenziandosi dalla massa, distinguendosi per affidabilità e per qualità appunto, ciò che distribuiva era sempre un falso, sì, ma è un falso che diventava di fiducia e a suo modo quindi originale, perché aggiungeva quel tanto in più che lo faceva emergere dalla massa. Il marchio Mixed by Harry per questo venne ben presto contraffatto, creando anche il concetto di copia del falso. Si dice che le sue cassette abbiano avuto, a fine nastro, una frase che Enrico pronunciava per certificarne l'autenticità. Seppure questo concetto, pensateci bene, fa acqua, perché come copi la cassetta, copi anche la registrazione della voce di Harry. Di fatto, l'unico vero certificato di qualità, almeno a mio parere, era proprio il timbro del suo marchio, tanto che per proteggersi dai vari contraffattori Frattasio aggiunse nel suo logo il disclaimer: attenzione, le cassette con fotocopia non sono Mixed by Harry. Questo perché anche lui era cosciente del fatto che l'unica maniera per distinguere i prodotti originali da quelli falsi era proprio il timbro che lui apponeva sulle copertine delle cassette vergini. La pirateria è sicuramente sbagliata, ma se ci pensiamo, è stata quella che al tempo ha messo nelle case di tutti una PlayStation. La stessa Sony sfruttò questo fenomeno. Fenomeno che causò inizialmente sì una perdita nel breve periodo, ma che venne compensata largamente ed esponenzialmente nel lungo termine, quando ormai tutti avevano la PlayStation 1 dentro casa e probabilmente già nel 2000 erano intenzionati ad acquistare la 2, che però era più complicata da modificare rispetto alla precedente. In un certo senso costringendo l'utente che ha aderito al concetto tramite il mercato parallelo, andando a risparmio, ad adeguarsi al mercato convenzionale per poter continuare a fruire di tale intrattenimento. Il fenomeno della pirateria videoludica, così come quello della pirateria musicale, via via si assorbirono col tempo, al punto da ridursi ad una percentuale infinitesimale, seppure mi sento dire che però non è proprio così, perché i tempi cambiano e con essi è cambiata anche la pirateria. Parallelamente la stessa cosa accade oggigiorno con il PC gaming, perché alla fin fine sarà un fenomeno un po' tollerato, un fenomeno un po' tartassato, però è ciò che ha permesso l'adesione al concetto da parte del grande pubblico, che viene preso quindi alla gola dalla possibilità di ottenere oggigiorno gratis qualcosa alla quale poi magari si abitua, e quando si abitua accadrà che quel rubinetto alternativo verrà via via sempre più chiuso, per poi trovarsi un giorno ad essere costretti a iniziare a pagare per poter usufruire ancora di tale intrattenimento. Questo ragionamento viene fatto oggi, ok, ma venne fatto anche all'epoca da molti artisti che, seppure oggi lo rinnegano, al tempo sono stati letteralmente lanciati dall'attività dei fratelli Frattasio. Per questo la loro divenne in un certo senso una vera e propria etichetta discografica. Molti di questi erano cantanti non affermati al di fuori dei confini partenopei, ma grazie a Mixed by Harry raggiunsero in breve tempo grande notorietà a livello nazionale. Questo perché sicuramente il pubblico era più invogliato a piazzare un buio di 5.000 lire per un falso, piuttosto che magari 30.000 per l'album originale di uno che manco conoscevano. Per giunta, in tanti avranno pensato anche, se è Mixed by Harry, deve essere roba forte per forza. In un certo senso tutto ciò che toccava Enrico Frattasio diventava oro a quel periodo. E di notte questi artisti, sapendo bene della fama che questo si era creato nel tempo, portavano loro stessi a Frattasio un loro album in anteprima. E prima ancora che sui negozi di dischi uscisse l'originale, nei borsoni e nei tappetini degli ambulanti c'era già la versione Mixed by Harry. Per questo l'epilogo di questa storia, per certi versi, lascia un po' dei dubbi e ricorda anche le storie di Pietrangelo Gregorio, ma soprattutto di Peppo Sacchi.
Durante la sua attività di Capitan Harlock, Frattasio fu ospite di molte emittenti locali del sud, alcune delle quali durante la notte, nei rulli notturni delle trasmissioni oppure in programmi appositi, mandavano in sottofondo, non stop, i suoi nastri. Anche molte radio locali, più o meno amatoriali, trasmettevano le sue cassette. L'attività di Enrico Frattasio diventò grande al punto di varcare i confini nazionali, giungendo nelle roccaforti della musica pirata mondiali, Hong Kong e Singapore, che gli hanno garantito l'approdo anche in Sud America. Ed erano quelli i tempi propizi per varcare anche il muro di Berlino. Durante gli anni 90, dopo la caduta ufficiale del regime sovietico, nei paesi dell'ex Unione e negli stati satellite, mancò a tutti gli effetti l'adozione di leggi sul copyright. Per questo l'ex Unione Sovietica divenne il paradiso della contraffazione, con mercatini improvvisati per le strade ma in via del tutto legale, orde di ambulanti che vendevano vasti assortimenti di videogiochi pirata, film contraffatti, musicassette non ufficiali, nel pieno della legittimità. Per questo la Russia, così come tutti i paesi ex sovietici, hanno avuto anche un passato videoludico piuttosto curioso durante quel periodo, ma questa è una storia che in futuro sicuramente tratterò nella rubrica apposita. Una volta raggiunto il successo, Enrico Frattasio decise però di mettere su bottega, aprendo un negozio di musica improntato anche al collezionismo e ai gadget. C'è chi dice il negozio si chiamasse Shue Shue, un negozio improntato anche, oltre alla musica, al collezionismo e ai gadget, però il 14 maggio 1997 Enrico Frattasio verrà arrestato per il suo passato e per evasione fiscale. Questo aveva affermato in televisione di aver chiuso con il falso, di volersi mettere in riga, ma ciò nonostante è stato dichiarato che nel suo laboratorio vennero sequestrate 11.000 musicassette e 3.000 CD destinati alla vendita. Alla caduta di Enrico Frattasio, in molti inizieranno indisturbati a copiarne il marchio, tanto che ho memoria io stesso di CD Mixed by Harry sulle bancarelle, anche ad inizio anni 2000, seppure con estrema probabilità si trattava di falsi contraffatti e non di certo di falsi originali. Questa storia è rimasta latente per tutto questo tempo, tanto che nel 2017 il rapper Andre omaggiò Enrico Frattasio con un brano, e di recente Harry ha deciso di raccontarsi all'Università Federico II, alla scrittrice e docente Simona Frasca, colei che ha scritto il libro a lui dedicato, seguendo per 3 anni questo caso, e sia lui che la scrittrice hanno contribuito al film attualmente in uscita. Oggi continua ad avere l'hobby della musica, ma lavora in un settore completamente diverso. Si occupa di scatole sartoriali e serve i bar di Napoli. È possibile sentire ciò in un suo racconto in prima persona in un'intervista per Radio Marte del 4 aprile 2022, pubblicata qui su YouTube sul canale Anni 80 Napoli Sound Music Production. E questa era un po' una riflessione che mi è venuta di getto sulla pirateria musicale e videoludica, attraverso la storia di Enrico Frattasio, colui che fece del falso la dimensione ideale per un ascolto pulito. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia saputo intrattenere. Vi invito a mettere mi piace, a commentare e a supportare il canale con una piccola donazione. Creare intrattenimento per voi è la mia passione, ma non è la sola passione che fa sbarcare il lunario e permette di pagare le bollette, purtroppo. Dedico a voi tutto il mio tempo per produrre contenuti che mi partono dal cuore, perché per me l'unica cosa che conta siete voi, il mio pubblico. Non dimenticate di iscrivervi per non perdervi nessun nuovo video, sempre qui, sugli schermi di TC84.